volte, pur non essendo, diciamo, non trovandosi. Buonasera innanzitutto, sicuramente come dici tu Paolo, questa non sarà una partita che come quello che dice la classifica, cioè la quarta in classifica, cioè da un doppio cambio panchina. Prima è stato sostituito il primo allenatore con il secondo, poi lo stesso secondo allenatore è stato ulteriormente sostituito dall'attuale Vincenzo Nacci. E poi il Molfetta è reduce, lo sappiamo tutti, da un'avventura con la Città di Castello, il Città di Castello stesso che però ha perso contro la Tripalda che, ricordiamolo, lo dico per campanilismo, ma certo non togliendo tutti i meriti alla Tripalda, la Tripalda è stata battuta in casa nella regular season da noi per 3-1, quindi grande onore alla Tripalda, però noi non dobbiamo pensare a questo, che sia abbastanza lunga dalla citata della Gherardisvi, Città di Castello che pur oggi riposa nella prima giornata di ritorno. Nulla è precluso agli amici della Cosa, ha fatto veramente male a Matera al servizio 25-12. Franco, come è andato il primo set secondo i numeri dei computer? Sì, il 25-12 si vede tutto perché il Molfetta ha attaccato per l'85%. Nacci ha fatto il cambio di Janusek, ha visto sicuramente le sue percentuali di ricezioni che erano il 36%, cioè le peggiori. Quindi per conto mio, io penso, lui ha fatto il cambio della ricezione. Non gli è andato bene perché il sostituto purtroppo ha sbagliato due ricezioni, però se particolari danno entusiasmo, dico particolari. Il primo set, Giosa, Casulli, di Tommaso, Pinerua, e questa volta chiude Corsini sulla difesa delle due frazioni. Franco, anche il secondo set, il tabellino e il computer non penso che crei e dica diversamente da quello che dice proprio i due parziali. No, e sono un po' diverse le percentuali del Molfetta, che ha abbassato sia la percentuale dato al sestetto iniziale in campo è rimasto soltanto Giglioli e Ippolito. Morelli. Matera non riesce proprio a trovare il portare a casa i tre punti, dicevo, con questa partita, con questa vittoria Molfetta continua a viaggiare alto. Matera sicuramente avrà altre occasioni e noi gliele auguriamo, perché un bel derby con l'errore di Matteo si conclude la partita, quindi un altro bel derby il prossimo anno, sempre che Molfetta non sia da qualche altra parte, noi ce lo aspettiamo. In bocca al lupo.